Ciao bimbi e benvenuti in un nuovo capitolo della Nerd Cultura. Dopo i 3 mesi passati dietro al montaggio di Lost in Tokyo e ad un'estate di profonde riflessioni, sono tornato con la mia rubrica storica. E come ogni mio video che si rispetti, voglio spiegarvi come sono arrivato alla decisione di realizzare un progetto monografico sulle carte Pokémon, che per questa volta si occuperà solo del TCG di prima generazione. Se vedrò un buon riscontro, continuerò in questa impresa. Quando decisi di riprendere in mano la mia collezione di set vintage Pokémon per dare una sistemata, scoprii che la metà delle carte in mio possesso erano rovinate. Angoli sbucciati, pieghe, grinze, graffi o usure varie. E questo perché quando decisi di recuperare i set della mia infanzia, chiesi ai miei amici di tirar fuori dalle soffitte le loro vecchie carte e mi accontentai di quello che passava il convento. Dopo aver accatastato la morente pila di scarti in una scatola, cominciò il mio viaggio nel mondo della compravendita di carte Pokémon per recuperare quello che avevo in condizioni migliori. Una giungla esplorabile solo con i giusti mezzi, come i miei amici che mi hanno aiutato regalandomi per il compleanno uno Shining Charizard Near Mint, i tanti venditori e followers in gamba e ovviamente la Collector Community di Pokémon Italia, che mi ha accolto a braccia aperte. Arrivato ormai al traguardo, stremato e dissanguato di tutti i miei risparmi, ho deciso di realizzare questo video per raccontarvi la storia del trading card game dei Pokémon, così da far fruttare tutta l'esperienza accumulata in questi mesi. Nell'impresa mi ha aiutato Federico Lezzi De Masi, amministratore della pagina Castle of Cards, attualmente la pagina più bella legata alle carte dei mostri tascabili. Vi informo che non parlerò dell'aspetto competitivo, dato che non ho mai giocato una partita e sono totalmente ignorante sull'argomento. Prima di partire dalla nascita del TCG che tutti noi conosciamo, direi di partire dai precursori che si sono cimentati con il mercato di carte da collezionare dedicate alle creature di Game Freak. Il 27 febbraio del 1996, Pokémon Verde e Rosso escono nei negozi. Il gioco nacque dall'amore per il collezionismo di insetti di Satoshi Tajiri, l'inventore del brand, e dalla sua ammirazione per la terza serie di Ultraman, ovvero Ultra 7, dove il protagonista combatte utilizzando dei mostri contenuti in delle piccole capsule. Aggiungeteci un po' di elementi JRPG provenienti da Dragon Quest e Final Fantasy, i disegni e il comparto sonoro dei suoi amici Ken Sugimori e Junichi Masuda, e avrete due dei giochi più sottovalutati di sempre. Ebbene sì, durante la produzione del gioco, durata circa 6 anni, Tajiri indebitò lui e il suo stesso studio Game Freak e solo dopo svariati no della Nintendo riuscì a convincerli della sua idea, sempre grazie al solito aiuto del lungimirante Miyamoto. E quando le prime due versioni di Pokémon finalmente uscirono sul mercato, la reazione del pubblico fu tiepidina. Quello che fece uscire fuori di testa i giapponesi, da sempre collezionisti compulsivi di tutto, è scoprire dell'esistenza di un Pokémon segreto impossibile da trovare e catturare attraverso i metodi convenzionali, sfuggito inizialmente anche agli occhi della stessa Nintendo. Mew, l'antenato di tutti i mostri tascabili, diventò un fenomeno di culto, soprattutto quando la rivista giapponese KoroKoro ne annunciò la distribuzione limitata a soli 20 partecipanti. Arrivarono circa 78.000 richieste. I giochi impennarono improvvisamente le loro vendite e a poco moltissimi marchi legati al mondo del merchandising si affrettarono a comprare le licenze del brand Pokémon da Nintendo. Fu l'inizio della cosiddetta Pokémon Mania, un fenomeno inarrestabile, alimentato anche dalla serie anime dello studio Oriental Light and Magic, trasmesso per la prima volta nel 1 aprile del 1997. Il successo dei Pocket Monsters si estese anche al resto del mondo, spingendo numerose aziende a creare ogni possibile gadget con la loro effigie. Pupazzetti, peluche, articoli da cancelleria, biglie da collezionare, snack e merendine, una serie manga molto carina, portachiavi, calamite, accessori per il Game Boy dedicati e molto molto altro. Ma se c'è una cosa che ai giapponesi piace collezionare, che ogni volta vediamo affiancarsi ad ogni brand di successo, sono le carte. Quindi perché non produrre qualcosa anche sui Pokémon? Detto fatto, non si sa ancora con certezza quali siano state le prime carte dedicate ai mostri tascabili. Le informazioni sono frammentate e fumose. Quello che posso dirvi con certezza è che i primi esperimenti siano stati le Topsan Card e le Cardass. Le Topsan furono distribuite dal marchio Topseika con un metodo davvero singolare.
Con 60 yen si poteva acquistare un pacchettino di carta contenente due gomme da masticare al gusto mela e due card da collezionare. Il loro stile è molto basilare, un bordone giallo, i primissimi artwork statici di Kensuke Mori come soggetto, nome e statistiche della creatura intorno ad esso e uno sfondo verde, rosso o misto ricco di silhouette Pokémon a mo' di ornamento. Le dimensioni leggermente più piccole rispetto a quelle a cui siamo abituati e i materiali tutt'altro che pregiati le fanno assomigliare a delle carte di un qualche gioco da tavolo e a conferma di ciò c'è un retro davvero spoglio con ideogrammi colorati ripetuti all'infinito che recitano carte Pokémon. Queste carte sono ancora oggi ricercate da alcuni collezionisti e anche all'epoca si ritagliarono il loro piccolo successo, tant'è che dopo un mesetto dalla loro prima distribuzione la Top Seika decise di ingolosire i propri consumatori inserendo all'interno di un box da 20 pacchetti di gomme una speciale carta olografica con effetto prismatico, un tipo di olografia che va di brutto tuttora in Giappone. Alcune di esse sono stampate in orizzontale e ospitano altri artwork di Sugimori, ma stavolta più dinamici e pieni di energia. Questi pezzi sono davvero una rarità e oggi possono costare dai 40 ai 100 euro a seconda del Pokémon raffigurato. Le Top Sun sono ricercate e collezionate anche per la credenza che fossero state le prime carte dedicate ai Pokémon in assoluto, una convinzione avvalorata dal copyright stampato su ogni card, che riporta addirittura il 1995 come anno di produzione. In realtà si dice che la Top Seika abbia iniziato a stampare le carte una volta iniziati gli accordi di licensing con Nintendo, proprio nel 1995. Ma dopo l'ok di Nintendo, l'azienda ha dovuto aspettare anche l'approvazione di Game Freak, Creatures Inc. e Shogakukan, i tre enti che si occupavano dei diritti dei Pokémon su più fronti, e finì per distribuire le Top Sun solo nel 1997. Quindi probabilmente le prime carte dedicate ai mostri tascabili sono state proprio le Cardass, che tra l'altro mi hanno regalato delle emozioni non indifferenti. Le Cardass sono una tipologia di carte collezionabili create da Bandai che in Giappone vanno a palla di fuoco fin dagli anni 80. Non sono mai uscite dalle terre nipponiche, probabilmente per il loro metodo di distribuzione. Si potevano recuperare esclusivamente da un distributore a gettoni. Bastava inserire 100 yen nella fessura e ruotare una manopola per ottenere 5 carte, oppure 20 per ottenerne una sola. Esistono Cardass appartenenti a qualsivoglia brand, Dragon Ball, Dragon Quest, Slam Dunk, Sailor Moon, eccetera, ma nel settembre del 1996, due mesi prima dalla nascita del TCG Pokémon, la Bandai riuscì a ottenere i diritti per produrre ben due serie dedicate a loro. Come quasi tutte le Cardass, sono grandi all'incirca come una carta di Yu-Gi-Oh! E le succitate Top Sun, e hanno il davanti lucido e plasticoso, a differenza del retro, che al tatto presenta una superficie identica a quella di una carta come tutte le altre. Non ci sono molte differenze tra le due serie, entrambe mostrano i soliti disegni statici di Kensuke Mori, il numero di Pokémon in alto e la scritta Monsters Collection in basso, così come il nome della creatura. Dato che le serie si ispiravano alle due versioni del gioco, l'unica differenza sostanziale è nel colore che ricopre la metà inferiore della carta, verde per la serie 1 e rosso per la 2. A mio parere il vero tesoro è il contenuto del retro. Oltre ai soliti dati del Pokémon troviamo le loro percentuali di incontro nel gioco e addirittura lo sprite. In alcune carte è presente pure una chicca, i disegni di Benimaru Ito, un illustratore che negli anni 90 collaborò con Nintendo alla trasposizione manga di Earthbound e Super Metroid, ma che qui conferisce ai Pokémon un aspetto weird. Kabutops, che preda una sorta di precursore di Relicant infilandogli le lame nel groppone, è una visione da incubo. Anche qui non mancheranno le solite holoprism per i Pokémon più importanti e le carte speciali, come le tre card dedicate alle copertine dei giochi giapponesi, con tanto di mappa di Kanto sul retro, e quelle con disegnato il Pokédex, utile a suddividere ogni wave all'interno dell'albumino ufficiale. Ma il motivo per cui non smetterò mai di ringraziare la Bandai sono state le serie 3 e 4 delle Cardass dedicate ai Pokémon. Tornano gli artwork di Kensuke Mori, ma stavolta decide di realizzarne 151 in esclusiva per la Bandai. Il risultato è una serie di carte completamente folli, con disegni che si avvicinano all'idea che ho sempre avuto dei Pokémon. Bestie potentissime, capaci di essere fedeli ai propri allenatori, ma anche devastanti quando li si incontra in natura o devono cacciare delle prede. Le mosse utilizzate dal Pokémon sono presenti nel gioco e vengono riportate sotto l'artwork, ma ognuno di loro sembra attaccare ferocemente, massacra l'avversario, si difende con metodi folli o inquietanti. Nidorina che si mangia un Voltorb, Golem che esplode in mille pezzi, Weepin
Gimbel che vomita acido o Psyduck che viene massacrato un po' da tutti. Ogni carta è unica e preziosa, senza contare tutte quelle particolarità che probabilmente sono state mostrate solo in queste serie. Cosa c'è dentro un Electrode, il pungiglione di Beedrill staccato o Snorlax che corre come un pazzo? La mia carta preferita è sicuramente Gengar che usa Mangia Sogni su Snorlax che sogna del cibo. Un pasto al quadrato, davvero impagabile. Aggiungeteci le due carte speciali con rosso, verde e gli starter, e le promo in versione jumbo distribuite solo durante particolari eventi o attraverso distributori specifici e avrete uno degli esempi più riusciti della memorabilia Pokémon. La prima testimonianza di un gioco di carte collezionabili sul modello americano di Magic the Gathering fu quello presente su CoroCoro del settembre 1996. In esclusiva mondiale venne rivelato al mondo l'aspetto delle card, anche se ancora in fase embrionale. L'impostazione del layout, sia davanti che dietro, le regole del gioco, le carte addestramento e addirittura le matite degli artwork, come nel caso del Charmander dello storico illustratore Mitsuhiro Arita. Le carte uscirono nei negozi un mese più tardi, ma evidentemente la Media Factory, l'azienda produttrice, ebbe troppa fretta di venderle al pubblico, commettendo degli errori e delle scelte strambe che contraddistinsero la prima tiratura da tutte le altre. La prima edizione giapponese del set base, il primo set del TCG Pokémon in assoluto, fu scoperta dai collezionisti solo molti anni più tardi, dato che si accorsero delle differenze con le ristampe definitive solo all'inizio degli anni 2000. L'effetto olografico a pallini, comunemente chiamato Cosmo Holo, in questo caso ricopriva anche parte del riquadro dedicato alla pre-evoluzione del Pokémon, situato in alto insieme al suo nome, tipo, livello e punti vita. Questo errore però verrà corretto solo molti set più tardi. Le caratteristiche riportate sotto al rettangolo contenente l'artwork a volte erano sbagliate, come nel caso del leggendario Charizard sempre realizzato da Mitsuhiro Arita, che nella prima edizione giapponese pesava 20 kg in meno del solito. Tra l'altro, sempre per rimanere sul Charizard di Arita, è venuto il momento di sfatare un mito. Quel Charizard è raffigurato con un corno solo e non col secondo nascosto dietro la testa. In quegli anni il nostro Lizardone nazionale veniva raffigurato monocorno anche dallo stesso Sugimori. Basta buttare un occhio sul disegno delle cartas jumbo di Pidgeot vs Charizard o sugli stessi pacchetti del set base giapponesi, sempre disegnati da Arita. Se avete ancora dei dubbi, basta guardare il poster promozionale o il box del set per avere una conferma definitiva. Mi sembra strano che Arita abbia disegnato un Charizard monocorno sui box per poi cambiarlo sulle carte in esso contenute. Ma torniamo a Bomba. La caratteristica peculiare di questa prima tiratura è sicuramente la parte inferiore della carta. Insieme alle mosse, debolezza, resistenza, descrizione del Pokémon e illustratore della carta, noi occidentali possiamo notare l'assenza del numero del set, di cui i giapponesi se ne sono sbattuti per anni, ma soprattutto del simbolo della rarità. Stella per le rare, rombo per le non comuni e un tondo per le comuni. La loro totale assenza in questa prima edizione è l'elemento caratteristico che la differenziava dalle ristampe successive, su cui la Media Factory si affrettò a inserirle. Proprio per questo è conosciuta come la No Rarity Print, una prima edizione ufficiosa, poiché sbagliata, rimasta in commercio per soli 53 giorni. La voce del successo di un gioco di carte similare a quello di Magic arrivò alle orecchie della stessa Wizards of the Coast, che decise di acquistarne i diritti per poter distribuire le carte dei Pokémon in Occidente dal 1999. USA, Spagna, Francia, Germania e ovviamente anche l'Italia furono investiti da un fenomeno nel fenomeno. Nonostante la Wizards rese tutto più chiaro e preciso grazie alla numerazione del set, con tanto di suddivisione delle rarità e l'ordine alfabetico, anche gli americani riuscirono a combinare svariati casini che corressero solo con le ristampe. Nella prima tiratura tolsero la sbordatura olografica, ma saturarono i colori a palla e usarono dei font davvero scialbi. Poi a volte comparivano degli errori, molti errori, dai danni mancanti accanto agli attacchi di Ninetales alle guance di Pikachu, colorate di rosso piuttosto che gialle come nella versione originale. Della versione giapponese si perse anche l'ombra del riquadro dell'artwork, un difetto che spinse i collezionisti a battezzare questa particolare prima tiratura col nome di Shadowless. La Wizards tenne talmente tanto a mostrare quanto quelle carte fossero limitate da bollare i propri pacchetti e le stesse carte col bollino First Edition, stampato in nero alla sinistra dei dati del Pokémon. I pack, manco a dirlo, andarono a ruba, tanto da costringere l'azienda a ristampare alla svelta. Infatti, a parte un leggero ritocchino ai colori,
uscirono di nuovo imperfette e sempre senza la famosa ombra. Finalmente, al termine della seconda tiratura Shadowless, la Wizards si decise a rendere le carte più simili a quelle dei colleghi giapponesi. Colorazioni giuste, ombre al loro posto, font più carini e un lavoro nel layout decisamente migliorato. Sono le carte che sono arrivate anche da noi, le carte che abbiamo imparato ad amare durante il corso della nostra infanzia. A parte per quell'effetto holo da denuncia penale che per fortuna noi non ci siamo beccati, se becco il dipendente della Wizards che ha deciso di mandare a fanculo il cosmo holo giapponese per schiaffarci sopra quelle stelline di merda, lo faccio mettere sui ceci per 2 mesi di fila. Anche sul piano artistico il livello è abbastanza basso, la maggior parte delle illustrazioni erano basate sui primissimi artwork statici di Kensugi Mori, appiccicati su degli sfondi neutri e pre-renderizzati, comprese le holo, tanto preziose quanto povere di inventiva. Poi c'erano quelle realizzate da Keiji Kinebuchi in computer grafica. Ha inventato le energie che si giocano ancora oggi e la maggior parte degli addestramenti, ma i software limitati dell'epoca non gli hanno permesso di eccellere nella realizzazione dei Pokémon, che risultano poveri a livello di modellazione 3D. L'unica cosa veramente imperdibile è l'ottimo lavoro di Arita sulle carte regolari. Pensate a Labra dormiente in mezzo alla prateria, Dragonair che nuota con l'aurora boreale a far da sfondo, o Rattata che mostra fieramente i denti dopo aver mangiato il tronco di un albero. Quello che rende affascinante questo primissimo set era il fattore prototipo. Tutto profuma di sperimentazione, tentativi, sbagli, qualsiasi cosa pur di arrivare a un equilibrio che soddisfacesse i consumatori e i creatori di carte stessi. Le cose migliorarono decisamente con il set Jungle, uscito nel 97 in Giappone e 2 anni più tardi in America. Jungle era la prima espansione che tentava di avere un tema comune a tutte le carte. Lo dimostravano i pacchetti e box giapponesi, con numerosi Pokémon immersi nel verde e il fiore di Vileplume come simbolo del set, che per la prima volta compariva alla destra dei dati della creatura. Jungle cercava di introdurre nuovi Pokémon assenti nel set precedente, concentrandosi su quelli legati all'ambiente selvaggio, appunto, come se la zona safari di Fuxiapoli fosse esplorabile dal giocatore attraverso le carte. Ecco perché ci sono molti meno artwork di Kensugi Mori su sfondi neutri e più illustrazioni del solito Arita e della nuova leva Kagemaru Himeno, che raffigurano i Pokémon nel loro ambiente naturale. Clefable che ascolta i rumori intorno a lui per prepararsi a scappare, Marowak che tira il suo osso verso di noi, oppure Persian che con lo sguardo furbetto si riposa all'ombra di un grande albero. Ad accentuare il fattore selvaggio ci sono le carte dove svariati Pokémon cacciano le prede o sono in compagnia di altri animali. All'epoca infatti Tajiri e il suo team non avevano ancora chiarito bene se i loro mostri vivessero in armonia con tigri, elefanti, gatti, cani, eccetera. Questo permise ai creatori dell'anime e del TCG di sopperire alla mancanza di un gran numero di Pokémon con degli animali esistenti. C'è Spearow che blocca con gli artigli un verme, un piccolo uccellino si appoggia su Whipimbell ed Exeggutor che riposandosi su una spiaggia vede passare accanto a sé un granchietto. E a proposito di palme, se volete scoprire da dove è stata presa l'idea per la forma Alola di Exeggutor, vi basterà guardare il box giapponese di Jungle. Da citare anche il trio di evoluzioni, comparse per la prima volta proprio in questo set. Nonostante i numerosi errori a cui la Himeno ci aveva abituato all'epoca, sono davvero iconiche per quanto fatte con amore e calore. Insomma, il secondo set del TCG Pokémon aveva ancora alcuni difetti del precedente, e anche qui non mancarono gli errori. Ma stavolta si respirava qualcosa che cercava di seguire una cifra stilistica ben definita, che lo distinguesse da tutto il resto. Qualcosa di iconico, di vivo. Ed è proprio per tutti questi motivi che si decise di continuare su questa strada per la costruzione del terzo set del TCG Pokémon, Fossil. Se Jungle prediligeva i Pokémon da zona safari, Fossil mostrava i Pokémon più oscuri, misteriosi e decisamente poco rassicuranti. A far da sfondo ai soggetti possiamo vedere montagne impervie, grotte, rovine, ambienti metropolitani, ma ahimè anche i soliti sfondi asettici, che in certi casi venivano copiati, incollati per carte diverse. Poco male, i vantaggi di aver avuto un set come Fossil erano svariati. 1. Grazie alla nuova wave di Pokémon inediti del TCG era possibile il completamento del Pokédex. Immaginate la gioia di poter finalmente sbustare i fossili, appunto, o il mitico Dragonite. 2. I Pokémon già visti in precedenza si differenziavano grazie al lavoro di altri illustratori, come il bellissimo Raichu di Arita o il Magneton di Sugimori. 3. La combo atmosfere cupe più Pokémon incazzati neri rende il set davvero diverso rispetto agli altri. 4.
Finalmente era possibile ottenere il trio degli uccelli leggendari e tutti realizzati dallo stesso autore. Nella versione giapponese del set era possibile trovare pure Mewolo, così da completare davvero il Pokédex al 100%. La Wizards invece lo fece sparire da Fossil per farlo diventare una promo distribuita alla Lega Pokémon, in versione sia Holo che non. Una strategia niente male per avvicinare i giocatori al competitivo. Certo, anche in Fossil c'erano delle robe orribili come il dito in CGI del solito Kinebuchi, ma il suo potenziale badass era innegabile e in un certo senso anticipava il set successivo, Team Rocket. Quest'ultima serie era sicuramente la più completa fino a quel momento ed è tranquillamente paragonabile a quelle che possiamo trovare oggi nei negozi. Il tema del set, ovvero i Pokémon malvagi catturati dal Team Rocket, stavolta era esplicito più che mai e si estendeva a tutti gli elementi della carta, compreso il nome. Dopo una selezione tra Bad e Evil, infatti, si decise di scegliere Dark come prefisso ai nomi delle card raffiguranti i mostri di fase 1 e 2. I disegni di Arita si connotavano con nuovi tipi di ombreggiature che, posizionate nei punti giusti, rendevano il Pokémon più inquietante di quelli disegnati in precedenza. Aggiungeteci delle espressioni beffarde e incattivite, le reclute Rocket qua e là e degli attacchi dall'enorme potenza visiva e avrete uno dei migliori momenti della sua carriera. Anche la Eimeno si era data da fare, soprattutto con le azioni deplorevoli che commettevano i Pokémon nelle sue carte. Dark Ductrio sfondava una casa con l'attacco fossa, Dark Gloom infesta un prato con i suoi puzziteri e Grimer si diverte a spiare sotto la gonna delle ragazze da un tombino, anche se questa versione è stata prontamente censurata e tolta dal mercato. Ken Sugimori si è fatto riconoscere con l'ancora ricercatissimo Dark Charizard, un artwork realizzato appositamente per questo set, nonché per alcuni addestramenti stupendi che per la prima volta in assoluto si potevano sbustare in versione Holo. Nonostante da piccoli fossero le prime carte date in pasto agli scambi, solo oggi mi rendo conto di quanto era bomba trovare Jesse, James e Meo in versione olografica, oppure l'energia arcobaleno di Takumi Akabane, il boss delle energie speciali nel TCG. Sfido chiunque a non aver perso qualche gocciolina dalla fava quando si è trovato davanti alla sua meravigliosa energy in versione olografica. Oltre ai soliti artisti, Team Rocket fu la porta d'ingresso per nuovi talenti, alcuni da me poco apprezzati, come Shinichi Yoshida, un po' troppo acerbo per esordire proprio su questo set. Poi Atsuko Nishida, l'inventrice del design di Pikachu, Charizard e molti altri, e colei che più avanti realizzerà Pokémon Illustrator, una delle carte più rare e costose nel TCG in assoluto. Ne sono state distribuite solo 39 copie in occasione di un concorso di disegno indetto da Koro Koro, ma non si sa con certezza quante ce ne siano ancora in giro. Poi c'è Miki Tanaka e il suo stile sintetico, ma proprio per questo immediato, come se fosse l'illustratrice di un libro per l'infanzia. E infine c'è Sumiyoshi Kizuki, in grado di cambiare stile a piacimento per differenziare ogni sua carta. Uno stile più classico per le assurde macchine robotiche del Team Rocket presenti sugli addestramenti, un design caricaturale con tanto di bordoni neri a matita per Mankey, e poi uno stile ancora più minimal per le carte di Diglett, Slowpoke o Koffing, come se usasse delle sagome di cartoncino sovrapposte per ottenere i suoi artwork. Ha utilizzato quest'ultimo tipo di design anche per la prima versione di Tropical Wind, una carta promo molto ambita dai collezionisti, ottenibile solo partecipando alla Tropical Mega Battle, un torneo che si è svolto dal 1999 al 2001 a Honolulu, Hawaii. Comodo. Team Rocket è senz'altro la serie che più di tutte ha fissato i canoni del TCG in maniera incontrovertibile. Ogni carta doveva essere in linea con il tema proposto, dalla Holo più importante al trainer più inutile, passando per le descrizioni del Pokémon, più spregevoli rispetto ai precedenti set, e le mosse, davvero imprevedibili. A conferma di questo concetto, proprio per rimanere in mood dark, tra le carte olografiche irregolari fu inserito pure Dark Raichu, la prima carta segreta del TCG occidentale, che fu pensata dalla Wizards per proporla come fuoriserie, proprio come specifica il numero del set. Ok, con i prossimi due set vedrete quanto è labile la coerenza del collezionista di carte Pokémon. Ricordate tutti quei pipponi sulla monotonia degli artwork di Sugimori su sfondo neutro? Bene, con Jim Heroes e Jim Challenge sono pronto a rimangiarmi tutto. Beh, o quasi.
A parte una trentina di carte realizzate dalla Nishida, che per inciso ha realizzato delle bellissime holo, e quelle realizzate da Shinichi Yoshida, che finalmente mostra i denti con delle illustrazioni davvero carine, i due set gym, composti da ben 132 carte ciascuno, sono stati completamente affidati a Ken Sugimori. Dovete vedere queste serie come una gigantesca enciclopedia di artwork del disegnatore ufficiale dei mostri tascabili, alcuni presi dalle prime Cardas e altri platealmente shippati dalle Sildas, delle card Bandai distribuite col solito metodo delle vending machines, ma che stavolta contenevano svariati adesivi rimuovibili con Pokémon e oggetti di gioco. In Giappone furono pure rilasciate numerose promo legate ai set gym, così da permettere ai collezionisti giapponesi di avere ancora più artwork del buon Sugimori Sensei. Ci sono addirittura dei disegni nuovi di Zecca, realizzati proprio per queste carte, e tra questi c'è pure la mia carta vintage preferita, l'Itsuji Electabuzz. La posa è inquadrata dal basso, che gli dà un'aria minacciosa, e i fulmini che creano un'aura intorno a lui mi ha sempre dato un'idea di enorme potenza. L'idea di costruire le due serie esclusivamente con i Pokémon dei capi palestra di Kanto è geniale. Non solo ogni nome ne descrive il possessore, ma il nuovo layout, ideato proprio per questi set, permetteva di avere il loro faccione disegnato da Sugimori in basso a destra, con relativa medaglia. E se il nostro fanatismo intorno a loro non fosse stato ancora soddisfatto, ci sono i trainer, dedicati a loro in versione olografica e non. Ci sono tante cose particolari in questi set, rarità alte per dei Pokémon di fase 1, il povero Rockets Mewtwo costretto in un rettangolo più stretto degli altri per via dei suoi molteplici attacchi, o tante creature che c'entrano poco o nulla con il capo palestra designato. Sabrina's Gengar Holo, che in Giappone era guardia di un cimitero, ma che qui in Occidente è stato cancellato. Pensate che in Giappone furono rilasciate due carte in più rispetto a noi. L'Imakuni Stoduo, un Pokémon posseduto da Imakuni appunto, un cantante schizzatissimo, testimonial del brand e protagonista di alcune carte promo davvero assurde. E poi il Chansey del giocatore. Ognuno di noi poteva scriverci il proprio nome così da trasformarla in una carta personalizzata, un po' come la promo brillante di Pikachu, arrivata anche da noi e anch'essa personalizzabile. Fa anche più danni durante il giorno del nostro compleanno. A mio parere però le carte più sottovalutate di queste due serie sono i trainer normali, quelli che noi bimbi scartavamo a priori bollandoli come merda. A parte qualche monnezza in CGI di Kinebuchi, Sugimori dà vita a qualcosa di unico. Ogni addestramento è pieno di calore, di amicizia e complicità tra allenatore e Pokémon. Degli stralci slice of life che ci aprono nuove finestre sulla vita dei capi palestra. Gym Heroes e Gym Challenge non sono però esenti da difetti. Molti artwork straordinari di Sugimori venivano tagliati male, così da ficcarli alla bella e meglio nel riquadro della carta, e non mancavano pure degli effetti speciali inseriti a posteriori. Escludendo queste robe da denuncia penale, questi ultimi due set chiudono definitivamente il ciclo vitale del TCG di prima generazione, almeno per quanto riguarda i metodi di distribuzione convenzionali. Parallelamente all'uscita di questi ultimi set, vennero rilasciati per il solo mercato giapponese tre miniserie chiamate poi dai collezionisti Vending Series. Un po' come le Cardas, si potevano ottenere solo tramite distributori automatici, da qui il nome Vending, ma a differenza dei soliti pacchettini, all'inserimento dei soldi sarebbe uscita una specie di lastra con appiccicate quattro carte. Ogni foglio era tematico, dato che andava ad approfondire un'ambientazione sempre diversa della regione di Kanto. Solo sbucciando le quattro carte si poteva scoprire quali Pokémon la abitassero. Bosco Smeraldo, Lavandonia, Via Vittoria, ma anche tappe metropolitane come la centrale elettrica, il laboratorio dell'isola Cannella o più semplicemente l'interno delle casette sparse per la mappa. Le vending si dilettavano con la sperimentazione artistica anche nell'ambito artwork. Infatti tra reduci ed emergenti, vending si dimostra come il set di prima generazione che ospita più artisti in assoluto. A parte i soliti volti noti di cui abbiamo parlato in precedenza, mi soffermerei ad esempio sulla dolcezza del tratto di Naoyo Kimura. Una precisione straordinaria e una grande attenzione per gli sfondi, tanto che spesso diventavano loro i veri protagonisti della carta. Il sintetismo di Yukiko Baba, pochi tratti, soggetti ben centrati, qualche accenno di ambientazione e il gioco è fatto. Poi c'è Masako Yamashita, per me abbastanza anonimo, almeno fino a quando non decide di utilizzare il suo tratto nervoso per creare un fantastico Gastly. Ma il mio preferito rimane Ayako Kusube, straordinario il suo modo di inquadrare i Pokémon da lontano, come un fotografo che silenziosamente documenta la vita della creatura nel suo ambiente naturale. Aggiungeteci un intelligentissimo tratteggio che fa sembrare queste illustrazioni quasi delle incisioni
e avrete alcune delle migliori carte vintage mai realizzate. Da citare assolutamente anche Tomokazu Komiya, un folle che manda a cagare proporzioni e prospettive per esuberare con l'espressività di ogni Pokémon che disegna, sembrando una specie di bambino impazzito. A proposito di bambini, ricordate il concorso con in palio il Pikachu Illustrator? Buono! Come premio aggiuntivo, i bambini vincitori hanno visto il loro disegno comparire proprio nei set vending. Il mio preferito è lo Snorlax di Teika Takahashi, che ha ridisegnato il percorso 12 bloccato dalla mole del Pokémon con la prospettiva dall'alto dei giochi per Game Boy. Ma una delle carte più folli di questo set è sicuramente lo Yamas Pikachu, una carta completamente disegnata a mano dallo stesso Dottor Oyama, un altro dei personaggi assurdi che con i Makuni componevano la lore del TCG Pokémon. Sì, perché oltre al metodo di distribuzione, le vending si facevano riconoscere per alcune carte parodia che componevano i set. Carte senza la carta, la bozza del poster della tipografia in CGI con cui venne pubblicizzato il set base, e le mitiche Extra Rules, regole aggiuntive giocose e assolutamente proibite nei tornei ufficiali, realizzate da Nobuyuki Abu, un artista completamente scomparso dal TCG. Posso dire con certezza che le vending sono state il più grande rammarico dei collezionisti occidentali dell'epoca. Nonostante la Wizards avesse preso in considerazione più volte la possibilità di tradurle e distribuirle, non arrivò mai a una decisione definitiva, ma si limitò a prendere qualche artwork random per trasformarlo in delle promo Black Star, una selezione di carte prese qua e là dalle varie attività promozionali giapponesi, anche se non mancarono promo esclusive occidentali come Pokémon Center e Lucky Stadium, in versione New York. Ebbene sì, la Wizards decise di stampare una versione americana di questa carta a fronte delle 8 distribuite attraverso attività promozionali in tutto il Giappone nel corso degli anni 2000. Una per ogni regione giapponese. Non stupitevi della follia giapponese quando si tratta di creare questa tipologia di promo e dei relativi metodi per ottenerle. È solo la punta dell'iceberg. Come vi ho detto all'inizio del video, in quel periodo la follia Pokémon dilagava e ovunque si potevano trovare dei loro gadget. Coniugate questa mania al marketing giapponese e otterrete il gadget perfetto per creare movimento attorno a un determinato prodotto o brand. Le carte, appunto, facili da produrre e distribuire e accentratori delle attenzioni dei consumatori nei confronti del TCG negli anni 90. Compravi CoroCoro in edicola? Dentro ci trovavi le promo. Tante, tantissime promo, alcune diventate iconiche nel corso del tempo, come Surfing Pikachu e Flying Pikachu, disegnate da Toshinao Aoki. Tra le altre c'era anche i Makuni e le Jumbo, le card giganti dalle più disparate illustrazioni. Salivi sul treno? Ottimo, volendo potevi prendere un dépliant su cui apporre dei timbri recuperabili solamente in alcune stazioni designate. Al completamento del percorso, la compagnia ferroviaria JR ti donava due carte promo davvero speciali, tra cui una versione di Surfing Pikachu con dietro il Fuji e uno Shinkansen volante. Tutto ciò veniva e viene chiamato JR Stamp Rally. Anche sull'aereo non avevi scampo. La compagnia aerea giapponese ANA ha sempre distribuito promo davvero carine. Le prime erano pure in linea col tema del volo, come la versione speciale di Flying Pikachu, il Dragonite Postino e i tre uccelli leggendari, tutti ancora disegnati da Aoki. Parlando di macchine, invece, da citare la Toyota e la sua campagna promozionale che offriva ai suoi clienti due carte, compreso un Pikachu di Sugimori ristampato svariate volte, con sfondi diversi. Se a quei tempi foste stati dei fan dei Pokémon a 360 gradi, c'era l'imbarazzo della scelta. Gioco spin-off sul Game Boy? Dentro la scatola c'era una promo. Gioco spin-off sul Nintendo 64? Promo. Guida per giocare al gioco di carte? Promo! Andavi al cinema a vedere il film d'animazione? Mew antico, una carta stratosferica, anche se la prima stampa giapponese presentava un errore nel copyright, ovvero la scritta Nintendo al posto di Nintendo. Oppure roba più assurda, tipo Come sono diventato una carta Pokémon, un manga creato da Kagemaru Himeno, dove l'artista ci spiega la lore di una determinata carta. In ogni volume, manco a dirlo, c'era pure una promo in omaggio. Impossibile non citare il torneo familiare di Kangaskhan, un evento indetto nel 1998, che ha dato vita al mito di una delle carte più ricercate in assoluto, il Kangaskhan genitore figlio, illustrato da Ken Sugimori. E di carte così preziose ce ne sono una marea, alcune vendute davvero a prezzi folli, come quelle che venivano date ai podisti dei tornei ufficiali annuali, su cui veniva addirittura impresso il nome del vincitore. Sempre rimanendo in tema di duelli, devo assolutamente citare il Pokémon Card Fan Club,
poi diventato Trainers Magazine, una rivista ufficiale dove venivano illustrate strategie, eventi e le biografie degli illustratori delle carte. Tramite il magazine, la Media Factory organizzava delle attività davvero particolari. La più famosa è senza dubbio la raccolta punti del Pokémon Fan Club. Collezionando vittorie durante le competizioni ufficiali si potevano ottenere dei punti che venivano annotati su un cedolino ottenibile nel numero 7 del magazine. Accumulandone un tot e spedendo questo modulo alla Media Factory si potevano ottenere delle promo ambitissime. 500 punti, un Eevee illustrato dal solito Aoki. 600 punti, uno Shiny Magikarp, ma a differenza della sua versione sbustabile del set Neo Revelation, stavolta a brillare era il Pokémon e non lo sfondo, un po' come i cromatici delle Neo Destiny. 700 punti, un Porygon strafattissimo in CGI modellato da Imakuni. Un po' come nel casinò di Azzurropoli, Porygon era il Pokémon più difficile da recuperare. Un'altra carta stupenda del fan club fu il Trainer Certification Card, detto anche Grand Party. Solo vincendo 50 battaglie ai tornei ufficiali si accedeva a una lotteria con in palio questa promo, che letteralmente certificava le tue doti di allenatore. La fissa di regalare carte per corrispondenza della Media Factory non si limitava qua. Pensate alla campagna Trade Please. Richiedendo un flyer all'azienda si otteneva una busta con una carta promo chiamata proprio Trade Please, l'unica carta del TCG insieme a Mew antico ad avere il retro olografico. Ficcando dentro alla stessa busta due carte random più la promo e rispedendo tutto al mittente, avremmo ricevuto la forma finale di uno dei tre starter di Kanto e la solita Trade Please, come testimonianza dello scambio avvenuto tra il collezionista e Media Factory. Anche le Masaki promo utilizzavano lo stesso principio. Tra le vending si nascondeva anche PC di Bill, una pass card che permetteva di inviare all'azienda un Kadabra, un Graveler, un Machoke o un Haunter per ritrovarseli evoluti nella lettera di risposta. Esatto, si sono evoluti con lo scambio pure per corrispondenza, anche se nessuno ha ancora capito il perché di quell'Omastar nel mezzo alle Masaki, dato che come sapete si evolve tranquillamente a livello 40. Chiuderei questa enorme disamina sulla prima generazione di carte Pokémon con la mia promo vintage preferita, un po' per la carta in sé, un po' per il metodo con cui ottenerla. Nel 1998, nelle riviste pubblicate da Shogakukan, si pubblicizzava una serie di test di intelligenza adatti agli studenti delle scuole elementari, indetti dalla fantomatica Tamamushi University, un'università fittizia dove dietro si nascondeva la solita Media Factory. Tutti coloro che superarono il test furono invitati a una conferenza di 2 giorni a Osaka, dove si svolgevano dei normali tornei suddivisi per fascia d'età. Ti davano pure un taccuino dove hanno notare tutti i risultati. Vincere una gara durante la conferenza permetteva al fortunato di ricevere un Magikarp davvero speciale, non solo per il suo attuale valore commerciale, ma anche perché tra i suoi attacchi compare un cazzutissimo Ira di Drago. Forse sarò il solito romanticone, ma mi piace credere che Sugimori abbia realizzato questo artwork pensando proprio a quei bambini che come dei Magikarp annasparano, cercando di superare quei test ed essere invitati a Osaka. Dei Magikarp che non si sono ancora evoluti in Gyarados, ma che comunque ce la mettono tutta per raggiungere l'ambito premio, anche a costo di sfoderare una mossa mai vista prima, che probabilmente neanche loro sapevano di avere. Gioco, scambio, complicità, rivalità, grandi truffe e sonore botte di culo. Una sola carta poteva renderti il padrone della scuola, ma se qualcuno avesse sbustato qualcosa di ancora più ricercato, il tuo dominio poteva crollarti sotto ai piedi. Ed ecco perché qualcuno alla fine arrivava addirittura a stamparsele in casa con mezzi di fortuna, e magari riusciva pure a venderle a qualche malcapitato. La prima generazione di carte Pokémon è stata un fulmine a ciel sereno nella vita della generazione 90, simbolo di un collezionismo sfrenato, feticcio di tutti gli amanti dei Pokémon del mondo.